sono molto curiosa a sapere cosa rappresenta la falconiera per lei. Beh, la falconeria non è soltanto un sistema, un metodo di caccia, cioè la caccia attraverso gli uccelli rapaci, ma è anche una filosofia, un modo di vedere il mondo e un modo di vivere. Per cui andando in fondo, la falconeria è molto di più della parola falconeria in se stessa. Naturalmente la parte culturale è grandissima e poi diciamo per quello che riguarda la parte occidentale ancora di più, perché diciamo che con il mio antenato Federico II che fa un studio di questo grande trattato che è il De Arte Venandicum Habibus e che è la prima volta in cui praticamente la falconeria viene codificata e quindi la prima parte in cui viene trattata come scienza moderna. E cosa succede? Succede che anche viene codificata in un altro modo, attraverso la visione del cristianesimo. E quindi diciamo che tutte e due le falconerie, sia quella araba che quella occidentale, poi alla fine queste sono le due cose che vanno più o meno parallele e convivono e arrivano fino ad oggi, comunque tutte e due hanno questa tendenza filosofica. Che fino a un certo punto sono uguali, cioè nel rapporto con la natura sono assolutamente in sintonia, armoniche e uguali, ma nel momento in cui poi naturalmente si dividono una per l'Islam e una per il cristianesimo, le visioni sono leggermente diverse, però il fine è lo stesso, la vicinanza con lui, diciamo che lì sono insieme. Qual è la differenza essenziale? La differenza essenziale è che Federico II codifica un po' quello che sarà e diventerà l'alto volo, che l'alto volo come inteso oggi diciamo che è una parte del vero alto volo di cui Federico parlava e a cui si agognava, ma in ogni caso è una parte codificata che va benissimo ed è proprio questa lontananza del falcone dall'uomo e la capacità di cooperare con lui fanno sì, uno, che l'uomo dimostri agli altri uomini, al mondo e a se stesso che effettivamente è il padrone di questo mondo, che Dio l'ha messo sulla terra per governare il mondo e gli animali, riuscendo a governare un animale che vola a quelle velocità ed è così simpatico, e nello stesso tempo questa capacità di mantenere il rapporto tra falcone e falconiere a una distanza così grande e a un'altezza così smisurata, pone il falcone sempre più vicino a Dio, idealmente. Supponendo che Dio sta in cielo, no? come il discorso, come il paradiso e tutte queste cose. E nello stesso tempo c'è questa trasmigrazione del falconiere verso il falco e quindi verso Dio. Questo detto molto in sintesi. Sì, sì, molto interessante. Però questa è una parte vera che si tende la falconiera, perché alla fine l'esistenza dell'uomo è un passaggio, non viviamo ma viviamo per quanto. La nostra vita, se la paragoniamo al tempo di questa terra, non è niente, non soffre, neanche si vede. Se in questo soffio non riusciamo a avvicinarci a Dio come se non avessimo vissuto, questa praticamente è la parte affascinante della falconeria, senza negare niente naturalmente alla caccia delle cose, all'eccitazione e alla passione per la caccia che fanno parte dell'essere umano, essendo un predatore. Sono un predatore del falco, un predatore dell'uomo. Naturalmente c'è una cosa importante nella falconeria che oggi viene presa un po' sotto gamba, perché la falconeria è complessa, la falconeria non è soltanto cacciare con il falcone, ma la falconeria è già una parola armonica che comprende la natura, comprende i falchi, comprende gli animali, comprende l'uomo, ma è la cooperazione tra uomo, cane, cavallo, falco. Già sono quattro elementi che devono cooperare, in più sulla natura. E la falconeria non è neanche quello che adesso è un po', anche questo passa un po', diciamo, in cavalleria, tra virgolette, cioè,
un fatto secondario, ma la falconeria è una dichiarazione di quello che l'uomo fa. Cioè la falconeria è un'emanazione, il falco e l'azione è un'emanazione del pensiero umano, sublimato in qualche modo ad altissimo livello. Cioè io dichiaro che voglio prendere quell'animale che sta in quella posizione lì e devo prendere quell'animale, non un altro. E se nel momento in cui io lascio libero il falco, che va, si comincia a volare, va, si mette in una certa posizione che io più o meno ho pensato, rispetto al vento, rispetto alle colline, all'acqua, alle piante, alle case, agli uomini, a tutto quello che c'è, e l'azione, l'attacco del falco su questa preda deve svolgersi in un certo luogo e deve essere lì. Se questa azione non avviene lì, e non avviene sul punto in cui io ho dichiarato, che io ho pensato nel mio cervello, io ho sbagliato il calcolo. Quindi io perdo la faccia come falconiere, che dovrebbe essere dichiarata questa cosa prima. Non è il fatto soltanto che il falco prenda la preda, ma prenda la preda lì. Molto dove io ho pensato. Quindi questa è molto più complessa, questa vuol dire essere padrone della situazione. Che poi un po' quello che succede, no? Il falco, una volta che il falco si alza e si mette in posizione, tutti gli animali che sono sotto, nel raggio di 500 metri, un chilometro, un chilometro e mezzo, dipende l'altezza del falco, rimangono immobili perché sono possibili vittime di questo animale. Quindi è l'uomo che, con, diciamo, parafrasando, con un schioccare di dita, fa partire questo gioco e decide quando, come, perché. Per un attimo diventa il padrone della natura in quel momento, in quell'azione. Questo è quello che affascina la falconeria. Se non si arriva a questo, questo non è falconeria. Naturalmente questa falconeria non è soltanto legata, molte volte c'è un'altra questione che si fa armonica, no? Dice va bene, il falconiere, il falco, anche il cavallo e il cane lavorano assieme, tutti assieme fanno questo. Questa sì, ma è solo una parte, perché non è soltanto. La falconeria è un luogo di squadra. Di squadra di falconieri, cioè non è soltanto un falconiere col suo falco, ma un falconiere col suo falco e altri 4-5 falconieri che cooperano e decidono l'azione. Quindi è un gioco molto più complesso, che oggi è difficile fare, perché è difficile avere le zone dove poter fare, è difficile trovare gli animali, è difficile che tutti sappiano andare a cavallo bene per poter fare questo lavoro, è difficile che ci siano i falchi addestrati per bene, è difficile che le azioni vengano fatte in gioco. Anche oggi si esaspera, no? Oggi si esaspera anche l'alto volo, sono i falchi che vanno a 100 metri, 200 metri, 300 metri, 400, 500, 1000 metri, 1000, cioè, non si vedono neanche, se non si vedono, che, cioè, qual è il mio... sapendo che un falco è già attivo da 80 metri in poi è già può benissimo cacciare, quindi un falco che sa 80, 100 metri, 120 metri può già raggiungere l'altezza necessaria per poter fare una picchiata, per poter prendere gli animali. Quindi non è una questione di altezza, è una questione di armonia, che è una cosa diversa, e di cooperare con la natura. Questo è di, ovviamente per cooperare con la natura bisogna conoscerla profondamente, questo è il punto. E conoscerla profondamente vuol dire vivere con la natura da quando si è piccoli, crescere con la natura e capire dal suono degli uccelli, dal rumore delle foglie, dal sentire se è una giornata di bassa pressione, di alta pressione, se ci sono le nuvole, se non ci sono le nuvole, se c'è il sole, se è umido, se non è umido, da tutte queste cose, la risultante di questa, che deve essere colta in decimi di secondo dal falconiere, deve dare la risultante e deve dare la posizione del falco per cacciare e il risultato. No, fermi, c'è un problema. Azione. Principe, lei ci potrebbe spiegare il significato della caccia sociale? Sì, sicuramente. La caccia subisce un'evoluzione, la prima caccia è il sostentamento in cui qualsiasi azione è lecita pur di riuscire a prendere gli animali per poter mangiare, quindi per la sopravvivenza dell'uomo, della famiglia, della società in cui si vive, e poi quello che diventerà la caccia sociale, cioè un evento sociale nel quale la caccia diventa una scusa, non è più, diciamo, la parte principale, ma diventa la scusa per riunire
delle persone, quindi creare un ambiente e una capacità di trasmettere alcune cose che si vogliono trasmettere e di far stare assieme la gente, insomma, di creare un momento. Sì. E questo naturalmente subisce nell'arco di 2000 anni una certa evoluzione, comincia con la lotta corpo a corpo, nella quale gli uomini servivano a chiudere in un angolo le belve, che potevano essere orsi, leoni, e in cui il re, generalmente il re, andava armato soltanto di una daga, insomma di uno strumento da guerra, andava a lottare da solo contro questa bestia, e il suo valore, quindi la forza, il valore, erano sufficienti sette volte a fermare una guerra oppure a non farla partire, e quindi e anche avere la e in questo modo determinare anche la validità del posto di comando, no? Quindi questa era una dimostrazione della potenza personale. Questa qui pian piano si evolve, quindi siamo circa 2000 anni fa, poi pian piano si evolve per arrivare a un altro punto, che è una successiva conquista dell'uomo e della qualità dell'uomo, che è la perseveranza. Non è più la forza e il coraggio, ma si aggiunge alla forza e il coraggio, si aggiunge la perseveranza, che è una dote dell'uomo più evoluta, diciamo, no? Perseverare nel raggiungimento di un obiettivo, questo è il concetto. E così nasce la caccia di inseguimento, che dura anche parecchi giorni, che potrebbe essere fatta al lupo, può essere fatta al cervo, può essere fatta a qualche animale che diciamo, può scappare per un periodo lunghissimo, e richiede che l'uomo lo segua continuamente in questo suo e quindi per eccellenza nasce la caccia al cervo, no? Diciamo, la caccia al cervo sempre fatta con i cavalli, eccetera eccetera, da più uomini, e che serve a far vedere la costanza fino al raggiungimento dell'obiettivo. La caccia al cervo può durare anche una settimana senza dormire, senza fermarsi, quindi c'è anche una cooperazione tra cavallo e uomo, diciamo, non indifferente, e poi tutte queste cacce vanno verso sempre l'ispirazione divina, perché poi quello che si cerca è sempre il cervo bianco, l'orso bianco, il leone bianco, cioè il bianco che è l'elemento di purezza, come gli arabi cercano il falco bianco, il falcone di Dio, si cerca il falcone bianco, cosa esprime la purezza, no? Non è che esprime, quindi la purezza che è vicina a Dio, è sempre il concetto, poi alla fine si toccano tutti quanti, vanno sempre verso una direzione, e quindi il raggiungimento di questa purezza, che non è soltanto l'obiettivo, ma è l'estensificazione dell'uomo. Questo. Andando avanti ancora con gli anni, ma questa è sempre una cosa legata comunque ancora al cervo, siamo una cosa terrena, no? Cioè abbiamo un contatto con gli animali, un contatto con la preda che si va a uccidere, poi che per il sacrificio, poi il sacrificio è un atto, diventa un atto, non diventa, diventa un atto sacrificale, non è più un uccidere tanto per uccidere, ma nelle condizioni in cui si uccide è un atto sacrificale, cioè è come rendere grazie a Dio e uccidere la preda. Questo è il concetto di questo. Ma si evolve ancora di più nella falconeria, perché diventa la caccia più nobili tra le nobili, perché mentre nella caccia col cervo noi usiamo un cavallo, si usa anche in falconeria, però usiamo poi alla fine uno strumento umano, che può essere un coltello, può essere una daga, può essere una lancia, può essere questo, e in falconeria non c'è più tutto questo, ma c'è soltanto il cervello e la potenza del cervello dell'uomo che si esprime attraverso un altro animale che caccia quasi alle dipendenze, che non è mai alle dipendenze dell'uomo, ma caccia per una trasmissione di volontà. E questa è la grande differenza che rende la falconeria la più nobile delle arti da caccia,